Pronto, ti dico. Guarda, quello posso dare il messaggio ai miei cari amici. Oggi mi trovo con la Skype. Sono arrivato presto, più presto che dell'ultima volta, Nardò. Sempre mi fa piacere arrivare di qualunque maniera. Viaggiando ho una trasmissione di Skype. Questa volta è proprio una sorpresa di poter comunicarmi con voi e dirvi che nel me sempre rimane il ricordo dei giorni passati insieme a tanta gente di grande sentimento. È un posto che dopo tanti tanti anni abbiamo ricordato, e giustamente perché è cominciata un'amicizia fra due ragazzini che più di 60 anni. 70. Uno ricorda del tempo passato insieme, e quello che non possono, mi hanno detto una cosa, che i ricordi non te lo può rubare nessuno, possono rubare i tuoi soldi, i tuoi gioielli, tutto ciò, ma i veri ricordi rimangono sempre. Quello che devo dire, e come sempre rimarrò grato al popolo italiano per aver salvato in questa giornata della memoria. Uno ricorda delle cose terribili successe, la povera gente innocente che è stata uccisa. Io ho perso 14 cugini, zie, nonne, e quello là deve essere ricordato a tutta l'Italia, che ricorda oggi in giorno questa storia triste. Io devo ringraziare in mio nome e di tutti gli altri ebrei che sono passati a Nardò e che sono sicuro che ricorderanno sempre qualche cosa, ma io sempre penso che io sono quello che più ricorda, io sono quello che, non solo perché è una cosa personale, ma ho grande sentimento per la buona gente, per i buoni amici, per Vittorio, tutta la famiglia che ho conosciuto, che sempre sono stato insieme a loro nei pensieri. Dopo 5 o 6 visite che ho fatto a Nardò, la voglia è ancora di ricordare, come vedi, a Paola. Ho trasmesso a Paola, eccola qua, la mia figlia che si è innamorato della Puglia, del Nardò, Santa Maria e tutto ciò, della famiglia di Vittorio, Giuseppina, Ignazio, tutto ciò, Ignazio, Ignazio. che hanno aperto il suo cuore per dare la benvenuta alla nuova generazione. Se io un giorno non ci sarò più, Paola verrà a Nardò per portare il mio amore a tutti voi, ai cari bambini ai quali ho visto nella scuola e che hanno cantato per noi una canzone ebrea. Mi ha lasciato molto sentimentale. Voglio ringraziare alle insegnatrici, voglio ringraziare al direttore della scuola che hanno fatto questa occasione possibile per io poter trasmettere il mio sentimento e dare le mie grazie a tanta gente che ci ha dato una benvenuta così cordiale. Paola dovrebbe andare a Italia per poter imparare bene l'italiano, quello che mi piacerà così tanto. Il fatto di io aver conservato la lingua italiana mi ha aiutato tanto di poter avvicinarmi a voi, perché parlando, se uno capisce la lingua, c'è gente che viene dagli Stati Uniti, parla l'inglese, sono discendenti di italiani, ma non sanno parlare. Io non sono nato in Italia, ma nel cuore lo sono. Sono cittadino onorario italiano, Inerto. sì. Ma guarda com'era buono aver tu,
caro Vittorio, mi hai insegnato le prime parole italiane e ti ringrazio di tutto il cuore, caro amico. Ti voglio bene. Grazie. Mi hai commossi, Iago, grazie davvero, grazie Iago, di quello che hai detto. In English, yes. And so for the past year, I stay in touch with all of my friends. You say in the past year she was in touch. Dice che l'anno scorso che è rimasta in contatto con tutta la gente. I feel so connected. Si sente così connettata. Connessione. Unita. See the pictures. Vede le foto. On the computer that everybody puts. Dice che ha visto le foto che la gente. Gli amici mettono nella. And I get sentimental every time. E rimane, gli fa, lo sente profondamente il quello, quelle espressioni e con il cuore. I may have left Nardò, but Nardò has not left me. Dice, può essere che io ho lasciato Nardò, dice, ma a Nardò non mi ha lasciato me. No. Sono portato via Nardò. Alessandra, ringrazio tanto il tuo lavoro, tu sei molto carina e ti ricorderemo sempre. Grazie per il tuo lavoro. Grazie.